No, quelle foto non possono stare. I nomi ci sono, però se li segna. Un obiettivo programmato da parte della Polizia di Stato. Via Roma, una delle vie principali di Cagliari, doveva necessariamente essere attenzionata. Era una via caratterizzata non solo dalla presenza ovvia dei nostri cittadini, dei vari turisti, ma dalla presenza massiccia, quasi militare, cittadini extracomunitari che con cadenza giornaliera cedevano lo stupefacente, in particolar modo hashish. È un fenomeno, come ho detto, attenzionato tanto sulla base di precedenti e numerosi arresti in flagranza da parte del personale del gruppo Falchi e della squadra mobile, ma a cui è seguita d'intesa con la Procura della Repubblica di Cagliari un'attività investigativa più strutturata che è culminata nella giornata odierna con l'esecuzione di 10 misure cautelari. Le attività di indagine proseguono, non si fermano chiaramente a questi 10 fermati. Quali sono ancora le zone in città accanto a Via Roma, diciamo, maggiormente attenzionate dalla polizia? Guardi, assolutamente sì, la zona di Via Roma è una zona che verrà costantemente attenzionata, le nostre attività non finiscono qui. Non parlerei specificamente di quale zona, perché le varie zone caratterizzate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sono zone che vengono attenzionate da parte delle forze dell'ordine. Ovviamente, come nella giornata odierna, abbiamo dato risalto a Via Roma, ma non passi il messaggio che altre zone non vengano attenzionate da parte della Polizia di Stato. Ci sono i tempi classici dell'indagine, ma tutti i fenomeni che sono degni di attenzione investigativa verranno attenzionati.